Formula alla fine di energie si usa dal barbiere, quando c'è una lunga fila bisogna aspettare, no? O al bar, è modesta, è intellettualmente penosa, perché dire fine di energie vuol dire fine del pensare, non bisogna pensare, finalmente non pensiamo, ecco, gioiamo del fatto che non pensiamo. È volgare come trovata, abbastanza diffuso, era un po' meno, un po' in declino. Purtroppo dà una mano a tale flatus vocis il pentimento delle sinistre occidentali, che si sono via via sempre più accostate culturalmente ai loro antagonisti, ma non per una scelta perfida, ma perché si è trasformato il corpo sociale che le costituisce. Il movimento operaio al suo nascere, il movimento comunista alla metà del secolo XX, è la diretta espressione di una parte della società che è in contrasto forte con un'altra parte della società. È un conflitto, non è una scoperta. Platone lo sapeva già, forse prima di lui, anche Erodoto. La nostra cosiddetta sinistra attuale, che tra l'altro non si chiama più così, quindi quando dico cosiddetta non faccio nessuna maliziosa polemica, perché si chiamavano così, hanno tolto questo elemento e si chiamano diversamente. Ha assunto come valore positivo gran parte del sistema mentale dell'avversario. E la cosa viene detta esplicitamente quando si afferma che sui problemi fondamentali bisogna essere tutti d'accordo. No, l'abbiamo sentito ancora di recente, quando si è formato recentissimo nuovo governo, qual è stato l'architrave? Si devono affrontare problemi talmente importanti che bisogna stare tutti insieme. Allora, è difficile che si stia tutti insieme su problemi importanti e ci si divide sulle stupidaggini, semmai sarebbe il contrario. Ma perché è successo questo? Per una mutazione sociale del corpo costitutivo di queste forze politiche che rispecchia la mutazione della composizione sociale dei nostri paesi, dove il proletariato nel senso antagonistico del termine è via via sempre più fuori della cittadinanza. Non percepiamo fino in fondo questa mutazione, ma è così. Ed è un proletariato costituito in gran parte dai non cittadini, i quali raramente hanno piena coscienza dei loro diritti, non perché siano meno intelligenti, ma perché sono in una condizione di semischiavitù, di dipendenza totale, di rischio costante di emarginazione. L'attuale sinistra non si pone il problema di rappresentarli e quindi si sente sempre più vicina a ceti in passato antagonistici a ciò che essa rappresentava. Di lì a dichiarare che le ideologie non ci servono più, nel senso le contrapposizioni di pensiero, il passo è brevissimo. Bisogna stare un po' attenti a non cadere in questa trappola.